Sono Maria Russo, responsabile di CAEDIMAR della Fondazione San Gaetano. Il progetto accoglie minori adolescenti maschi dai 15 ai 18 anni, che possono essere minori stranieri non accompagnati oppure anche minori in tutela affidati ai servizi sociali secondo decreti del Tribunale. Lo staff è composto da un'equipe multidisciplinare, educatori professionali e psicologi. Il presupposto filosofico che sta alla base del nostro metodo educativo è un approccio umanistico fondato sulla centralità dell'io, della persona, quindi dei bisogni e dei desideri. L'educatore nella relazione con il ragazzo cerca sempre di sostenerlo a trovare la sua ghianda, il positivo, le sue risorse, sviluppare l'empowerment attraverso la chiave di volta della relazione educativa che è proprio la relazione con il minore. Il metodo teorico su cui fondiamo il nostro intervento è un approccio integrato che deriva dall'analisi transazionale socio-cognitiva, quindi un metodo basato sulla relazione, sul confronto, sull'empatia e sul dare fiducia e libertà all'empowerment e alla responsabilità dell'altro di poter metterci il suo 50% all'interno del suo percorso educativo. Il progetto CAEDIMAR è diviso in tre tipi di accoglienze. La prima comunità di minori, in cui i minori vengono accolti soprattutto nel primo periodo di permanenza. All'interno di questo intervento educativo l'equipe si focalizza principalmente su sostenere i ragazzi a sviluppare le autonomie e acquisire alcune competenze. In particolare per i minori stranieri fondamentali sono tutti i laboratori di italiano e quindi di competenza di acquisizione della lingua. Oltre che fondamentali i progetti di laboratorio di educazione al lavoro, panificazione, di ciclo officina. In questi progetti i minori sviluppano competenze di autonomia, imparare a stare in relazione con gli altri, quindi in una multiculturalità, imparare a strutturare il tempo, alla gestione della frustrazione e dell'emozione e anche al lavoro di squadra e l'acquisizione delle regole. Quando il ragazzo diventa più autonomo, passa all'interno del progetto civico 43, ovvero un appartamento di semi-autonomia. All'interno di questo progetto la partita diventa più complessa e più avvincente sia per gli educatori che per i minori, che si devono districare tra la strutturazione del tempo un po' più libera, col sostegno degli educatori, barcamenandosi tra le varie attività sportive e culturali, di stage formativo e scolastico. Quando i ragazzi raggiungono la maggiore età, tanti di loro hanno bisogno di un posto dove iniziare a fare un po' le prove di volo, no? Dove consolidare anche la loro autonomia, appresa un po' di più all'interno del Civico 43, ma anche direttamente dalla comunità. E quindi tanti di loro chiedono di essere accolti presso il binario. Appunto, il nome stesso dice molto del progetto, come in un binario in attesa del proprio treno, i ragazzi chiedono di essere aiutati e sostenuti ad imparare a chiedere, ma allo stesso tempo a fare da soli.